Le immagini parlano chiaro e descrivono perfettamente lo spettacolo di fronte al quale si sono trovati gli uomini della Capitaneria di Porto di Ortona. È di circa 300 metri quadri, l'area sequestrata in un'azienda di autodemolizioni nella provincia di Chieti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha portato all'individuazione di uno scarico anomalo lungo un torrente all'interno di una grande area utilizzata da una ditta senza i minimi accorgimenti necessari alla tutela ambientale. L'azienda di autodemolizioni è anche risultata priva delle autorizzazioni di legge per la gestione dei rifiuti nel settore specifico. A richiamare l'attenzione degli ispettori è stata l'assenza di un sistema di raccolta delle acque di piazzale evidentemente intrise di idrocarburi e frammenti di ogni genere derivanti dalle operazioni di demolizione. Dagli accertamenti è anche emerso che l'azienda, pur dotata di cisterne di raccolta dei reflui industriali prodotti, in pratica bypassava regolarmente il sistema mediante uno scarico realizzato abusivamente proprio verso il torrente vicino, attraverso un tubo in parte sotterrato ed in parte nascosto tra la vegetazione, probabilmente con l'obiettivo di evitare i costi di smaltimento. All'interno dell'azienda sono state anche rintracciate diverse irregolarità relative all'ammassamento di rifiuti a cielo aperto e a diretto contatto con il terreno e la vegetazione e anche l'abbandono di rifiuti solidi nei terreni circostanti.